Super Sport 21 è presentato da Caffè Motta. Facile farlo buono. Esordio del Napoli a Ferragosto, parte ufficialmente la Serie A, oggi le date, il Napoli esordirà a Verona alle 18.30 il 15 di agosto, ne parliamo questa sera con Gaetano Imparato. Ciao, buonasera Gaetano, a tutti, ciao. E in attesa di collegarci con Umberto Chiariello, vi faccio vedere subito, eccolo lì, Umberto, lo vedo prontissimo, buonasera Umberto, benvenuto anche a te, eccolo lì. Buonasera, buonasera. La domanda che vi stiamo ponendo sui social è la seguente: abbonamenti, erano le ore in cui il Napoli avrebbe dovuto annunciare una campagna abbonamenti, ma tutto tace, diteci la vostra, naturalmente leggeremo in diretta i vostri commenti. Va detto però che se da una parte tutto tace per gli abbonamenti, invece ufficialmente il Napoli rende noto che sono già in vendita i ticket per la prima amichevole estiva, quella che si giocherà in Trentino il 14 luglio alle ore 18 al centro sportivo di Limaro contro la Naune Val di Non. Sul sito del Napoli troverete anche i prezzi dei biglietti da acquistare, tribuna coperta 20 euro, laterale 15 euro, ma andiamo con ordine e partiamo subito con l'esordio del Napoli in campionato, perché anticipi e posticipi dalla prima alla quinta giornata ci sono già. Giancarlo Spinazzola. Il Napoli inizierà il suo campionato a Verona, in trasferta nel pomeriggio di Ferragosto alle 18.30, con l'esordio casalingo previsto a Maradona nella seconda contro il Monza. Poco più di un mese al via della nuova stagione ed in casa azzurra regna l'incertezza per quanto riguarda gli abbonamenti. I principali club della Serie A hanno già dato il via alle sottoscrizioni, con numeri da record soprattutto per Inter e Roma, con oltre 30.000 tessere già staccate, ma in casa Napoli nessun annuncio è stato comunicato, lasciando stupiti i tifosi. Sembra che importanti aggiornamenti in tal senso siano previsti tra domani e la prossima settimana, magari in concomitanza con il raduno di Limaro, oppure l'annuncio di qualche top player ingaggiato. Una partenza comunque in ritardo rispetto agli avversari, dopo due anni in cui, causa pandemia, non sono stati messi in vendita. E nessuna novità nemmeno per quanto riguarda i prezzi delle tessere, tantomeno le possibili modalità relative alla prelazione. Non è da escludere poi un mini abbonamento relativo alle gare casalinghe di Champions League, sicuramente più allettante per i tifosi. Nella stagione 2019-2020, l'ultimo in cui è stato possibile sottoscrivere l'abbonamento, appena 13.000 le tessere vendute, con il Maradona che si è poi riempito attraverso la vendita dei biglietti ad ogni gara casalinga. E chissà che anche in questa stagione i tifosi rispondano tiepidamente, magari verificando i risultati sul campo del nuovo Napoli, dopo una campagna acquisti che fin qui non ha certo soddisfatto. E come dicevamo poco fa, invece ufficialmente sul sito trovate immediatamente i prezzi dei biglietti della prima amichevole il 14 luglio a Limaro contro la Naune Val di Non. Al telefono subito Mario che ci chiama da Napoli. Buonasera Mario. Salve, buonasera. Sarò molto sintetico, diciamo soprattutto sul tema degli abbonanti. Si è verificato e è stato riscontrato un, tra virgolette, un leggero disamore verso ormai un Napoli che negli anni attira sempre meno persone allo stadio. Non riesco a capire, anche dovuto a campagne diciamo, acquisti diciamo, veramente poco rilevanti. Mi facevo una domanda e volevo anche una vostra opinione: su quali basi una società come Napoli in questo momento lancia una campagna abbonamenti? So che statisticamente, visto che comincia il campionato, però lo deve fare, ma io vedo, sono fortunato che lavoro, sì, ma impegnerei una parte del mio stipendio per comprare un abbonamento in questo momento di questo Napoli?
Grazie e buonasera. Grazie a lei, Mario. Beh, la considerazione di Mario Gaetano non è sbagliata, perché in questo momento c'è, certo, ufficialmente... Certo, il disamore c'è e sono d'accordo con Mario. Però Mario, secondo me, dovrebbe anche aspettare a vedere cosa succederà alla fine del calciomercato, e ove mai dovesse rimanere grosso modo così la situazione, o come l'anno scorso, che tutto sommato il calciomercato non stravolse la squadra, insomma, penso che l'abbonamento lo si possa fare cercando di vedere un campionato competitivo, perché poi si sta facendo un gran bailam sul Napoli, fa, non fa, compra, non compra, le altre, via scorrendo. Però secondo me lo chassis è quello dell'anno scorso, c'è il disamore, allora non ci si crede e si rimane a casa, ma se uno ci crede, secondo me, aspetti a vedere cosa si combina e poi fare le valutazioni. Umberto, questo disamore di cui ci parlava il nostro amico telefonicamente, credi che sia un disamore giustificato? Si è bloccato? Lo richiamiamo tra poco? Datemi segnali. Il disamore della gente, rubo la risposta a Umberto che, aspettandosi con lei, il disamore della gente nasce non soltanto dalla partita di Empoli, dal finale, nasce anche dalla partita col Verone l'anno scorso, sappiamo tutto l'excursus Firenze e via discorrendo, nasce anche dal fatto che insomma si ha un po' non dico la certezza, ma il sospetto che davvero non freghi nulla di andare fino in fondo col coltello fra i denti e fare un esploit come l'ha fatto il Milan. Il Milan, né più né meno, però, va detto, si trovava nella stessa situazione in cui si trova il Napoli quest'anno. C'era disamore, andati via i vari Donnarumma e soprattutto c'era la Noglu e via discorrendo. C'era una squadra che era destinata addirittura, secondo i tifosi, a non entrare manco in Champions League. C'è entrata, ha vinto lo scudetto. Se non fosse almeno per scaramanzia, puntiamo su questo Napoli e lasciamolo lavorare. Poi dopo tiriamo le somme. Anche perché vediamo, Gaetano, la partenza del Napoli. Eccolo lì, Umberto è collegato in questo momento, quindi posso arrivare da te, Umberto, sul tema di Samore, se è giustificato o meno. Sul tema? Disamore da parte dei tifosi. Ah, siamo al solito tema. Certamente, quando i tifosi vedono che Lukaku, Mkhitaryan, Aslani, Onana... Bellanova dipende l'Inter, la Juve si muove su Di Maria, su Pogba eccetera, e a Napoli vanno via Insigne, Mertens, Ospina, e non arriva nessuno se non un ragazzino georgiano su cui ci sono tante speranze, e un terzino finalmente alternativo a Mario Rui. È evidente che in questo momento l'entusiasmo non può esserci. Poi se il Napoli farà dei colpi tali per cui possano suscitare entusiasmo nella piazza, anche se poi io devo dire la verità, a me dello scudetto estivo non me ne frega proprio niente, e di avere l'entusiasmo della piazza tipo Savoldi, dove ci siamo tutti appassionati, convinti che è arrivato il messia dello scudetto, poi il Napoli invece con Cleci lottò per lo scudetto e con Savoldi finì quinto senza mai lottare per lo scudetto. Quindi gli scudetti estivi spesso e volentieri sono fasulli. Interessa più Napoli che sia competitivo perlomeno per entrare in Champions, anche se credo che quest'anno il gioco forza sarà un Napoli un po' più lontano dalla zona alta di classifica, perché l'anno scorso ha avuto una grande occasione sprecata, quest'anno vedo difficile che il Napoli addirittura possa inserirsi in lotta a scudetto, ma tutto è possibile, perché se poi alla fine rimane il 9, il lotto dei 9 undicesimi dei titolari dell'anno scorso, considerando lo stesso Meret, e alla fine tu aggiungi un Varascelia e un Deulofeu, una squadra che rimane quella, e allora non è detto che non possa far bene. Certo, faccio vedere in grafica, in questo momento sarebbe assurdo. Umberto, hanno già fatto partire la campagna abbonamenti in massima serie, Atalanta-Milan, Bologna-Monza, Juventus-Roma-Lecce, Spezia ed Inter. Il Napoli ritenete che sia in ritardo rispetto alla tabella di massima? L'ha fatta partire, non vorrei sbagliarmi, anche la Salernitana, facendo sì, nascere molta... un bel po' di polemiche, tant'è che stanno rivedendo i prezzi. Molta perplessità, infatti stanno rimettendo mano ai prezzi, diciamo. Ma io penso che sia in ritardo, il discorso di Umberto non fa una piega, tra l'altro se si prendono un po' di tempo, magari io sono un sognatore, lo dico spesso,
facendo qualche colpo potrebbe essere per riavvicinare la piazza il rinnovo di Mertens, dico così, la prima cosa che mi viene in mente, potrebbe essere anche un'attesa un po' strategica per qualche mossa di mercato, però obiettivamente insomma devono decidersi, anche perché insomma l'abbonamento è importante, è un segnale molto importante verso il tifoso che alla fine avrà tempo anche per sottoscriverlo meno, però dare far capire che si ha voglia di fare abbonamento e di andare incontro al tifoso sarebbe già una cosa secondo me di per sé positiva. Anche perché Umberto va detto, no, che c'è tanta attesa sotto questo punto di vista, comunque il Covid ha di gran lunga cambiato le abitudini del tifoso, insomma un ritorno alla vecchia campagna abbonamenti andrebbe un attimino a regolamentare nuovamente la frequentazione assidua dello stadio. Io non penso che Napoli tornerà ai fasti di una volta, credo che sia irreversibile l'allontanamento del pubblico napoletano dallo stadio. Magari un giorno in cui dovesse arrivare un nuovo presidente sulla base delle bugie che raccontano i presidenti e dell'entusiasmo che suscitano, come capitò con De Laurentiis alla prima in Serie C col Cittadella, successe 56.000 persone allo stadio, non le abbiamo avute nell'anno dello scudetto sfiorato con Sarri, tutta questa gente. A Napoli non è Roma, non è Milano e paradossalmente non è manco Torino. Una volta c'erano 80.000 a San Paolo e 10.000 a Torino. La Juventus non aveva pubblico, oggi fa il sold out del suo stadio che è piccolo, da 40.000, e noi 40.000 ce li sogniamo. Quando De Laurentiis parlava di fare un salotto da 30.000 posti o da 25.000 addirittura, noi l'abbiamo deriso. Poi lui ci tira fuori le medie di spettatori e dice: scusate, ma avevo forse ragione io, che arrivare a 40.000 è già troppo, perché non arriviamo a queste cifre. Poi la gente dice: ma la colpa è tua che non fai la squadra da scudetto. È facile a dirsi, difficile a farsi. Quindi ribadisco, ormai Napoli vede il calcio soprattutto in TV e c'è disaffezione. Intanto hai toccato un tema interessante, no, relativamente a questa disaffezione, perché poi è strettamente collegato anche ai diritti televisivi. Lascio Lello, che ci chiama da Napoli, ancora un secondo in attesa per sviluppare questo ragionamento, perché il presidente della Lega Casini sul decreto convertito, sì, molto contento e ottimista, esatto, molto ottimista dal punto di vista dei diritti, sì, no? Perché dice che di più, con la nuova normativa varranno di più anche per l'estero e quindi porteranno introiti maggiori, soprattutto appunto per lo sfruttamento all'estero e anche in Italia. Io una cosa però, sono d'accordo con te Umberto sul fatto che la crisi ci sia, che se è reversibile no, perché vivendo spessissimo come te, tra l'altro a Roma, non ti scordare che quando sono venuti gli americani, sia Pallotta e questi nuovi, c'era una crisi tremenda, anche la prima fase di Mourinho, non è che la gente si era scatenata, poi Mourinho ha fatto il suo, i due presidenti americani hanno abbassato i prezzi, si entrava allo stadio con 5 euro anche, ed è rinata l'euforia. Passando alla questione a Napoli, se noi facciamo capire a De Laurentiis che in 14 anni quello che ha fatto, soprattutto gli ultimi 14 anni in campo internazionale, è sempre stata la sua squadra, e se userà una strategia diversa, comunque per quanto fatto avrebbe diritto ai tappeti rossi quando viene in città, smussando un po' d'angoli, secondo me un po' di attenzione, la gente torna, ma se c'è davvero qualcosa da vedere. Poi non è tanto secondo me la questione De Laurentiis, simpatia, antipatia, c'è anche da capire Spalletti quest'anno che calcio vuole fare, che modulo vuole fare, se davvero vuole bocciare alcuni giocatori che sono stati determinanti. La gente è molto preoccupata da certe cose, da certi nodi, non è soltanto il rinnovo o meno di Mertens, ma come sappiamo anche la gente si chiede ancora il modulo a due in mediana, ancora altre cose, e quindi è una situazione non irreversibile, basta la scintilla, si riaccende, però è molto delicata. Poi una cosa penso io e sbaglio sicuramente, uno stadio da 40.000 non si fa da nessuna parte, perché vuol dire che da oggi in poi, da quando viene sto stadio, in una città come Napoli di 40.000 non si avrà mai 70.000 fessi come me, io più di tutti, che vogliono andare allo stadio. I stadi da 40.000 devono stare nelle cittadine di provincia, in Inghilterra, queste cose qua. Napoli, uno stadio da 40.000 secondo me è una barzelletta, però mi sbaglio. Tua opinione, Umberto dissentiva, vedevo... No, io non dissento sullo stadio da 40.000, per me Napoli non può avere uno stadio da 40.000 posti, ma forse va dimensionato il concetto. A Napoli ormai
lo stadio non può essere più da 70-80 mila, deve essere da 50 mila posti, ritengo che sia il taglio giusto. Però il problema è un altro, che la famosa scintilla non può esserci e non dipende dal modulo o dal sistema di gioco che può avere Spalletti, eccetera. Io per esempio, che ho amato moltissimo Mertens ovviamente e ne volevo il rinnovo, non sono rimasto contento del comportamento di Mertens. Cioè Mertens evidentemente non ha capito la situazione del Napoli, nonostante abbia parlato con De Laurentiis, e per quanto lui abbia abbassato lo stipendio rispetto agli ultimi due anni, non è stato sufficiente. Quella stessa proposta l'ha portata sul tavolo del Milan. Però ti chiedo, Umberto, di riparlarne tra Roma, pochissimo, perché chiaramente su Mertens c'è qualche altra cosa. Ecco, allora te la dico chiaramente, io non sono per il rinnovo di Mertens, spero che Mertens non rinnovi, perché vorrei che si dia il giusto spazio a chi arriva. Ok, cioè non ce lo dire però, chi arriva, anzi mi dirai dopo chi vorresti, chi ti piacerebbe. Lello da Napoli, chiediamo scusa per l'attesa, ben trovato. Buonasera dottoressa, la ringrazio, mi fa parlare perché lei è una persona molto gentile. Io volevo fare due domande. Io sono un abbonato che non mi abbonerò, perché voglio sapere questo tappeto rosso a De Laurentiis che ci ha salvato, ci ha aiutato, ci ha fatto tutte queste cose, fino a quando deve durare. Ora voglio fare una domanda precisa, dottoressa, volevo sapere, lui, il presidente, ha parlato e ha detto che quest'anno vinciamo lo scudetto, l'ha detto lui e non noi. Tentiamo di vincere lo scudetto, tenteremo di vincere lo scudetto. No, lui ha detto vinciamo lo scudetto, io faccio la scuola per vincere lo scudetto, in queste condizioni, secondo voi, tutto questo volevo sapere, la verità, dottor Chiariello, ma ci sono le condizioni. O sono fantasie queste cose? Ok, allora la prima domanda è se ci sono le condizioni dello scudetto, l'altra domanda qual è? Volevo sapere perché dobbiamo mettere questo tappeto rosso a De Laurentiis che ci ha salvato, che ha tirato tutto. Ah, ok, per quanto tempo ancora? Chiarissimo, Lello, grazie. Molto chiare, molto chiare. Perfetto, Lello, abbiamo inteso, grazie. Umberto, arrivo da te perché il discorso... Del tappeto l'ho toccato, certo. No, il discorso scudetto era la domanda che Umberto fece a De Laurentiis nel corso della conferenza. Quindi va detto, noi è precisato che lui, le parole testuali sono state: vi prometto che faremo di tutto per... Esatto. Però le condizioni ci sono? Spostiamo un attimo, perché era questa la domanda del nostro amico da casa. De Laurentiis in qualche modo, pur prendendola molto alla lontana, parlando delle scie chimiche, del Covid, della guerra in Ucraina, del buco dell'ozono e non so se ci sia qualche altra problematica connessa allo scudetto, alla fine qualcosa l'ha detta, detto dando una frecciata all'uomo che aveva a fianco, che era Spalletti, il quale poi quando lui ha tirato fuori quella frase, lotteremo, vero, si è messo le mani in faccia, si è fatto bianco Spalletti, e ha detto rendetevi conto che ha vinto la squadra con il quarto mondo ingaggi, con un mondo ingaggi nettamente inferiore al nostro, quindi ha detto di fondo... Guardate, un modo per dire, presidente, non si sbilanci un po' troppo con le dichiarazioni, no? No, il discorso è che De Laurentiis ha detto, guardate che noi abbiamo esagerato, adesso dobbiamo fare un ridimensionamento del monte ingaggi, ma come ha dimostrato il Milan non è affatto vero che con un monte ingaggi più basso poi non si possa vincere, se in campo sono bravi a farlo, questo è il punto. Quindi De Laurentiis non è affatto convinto che faccia una squadra peggiore dell'anno scorso. Io sì, purtroppo, perché faccio un ragionamento molto semplice, proprio semplice, il ragionamento proprio della serva. Quando una squadra perde uomini che hanno scritto la storia come Mertens e Insigne, per quanto bravi siano i calciatori che vai a prendere, non sarà facile sostituirli a pieno. Poi tutto può essere, perché io vi voglio ricordare che la Lazio ha vinto lo scudetto, stiamo parlando degli ultimi scudetti oltre le tre, perché se voi vi rendete conto che dal 2001 non vince più nessuno, che non siano Juve, Inter e Milan, nessuno più ha vinto, hanno vinto le due romane nel 2000 e 2001, la Lazio nel 2000-2001, Totti e la Roma, ma precedentemente dobbiamo risalire al 91 a Vialli e Mancini, cioè... Qua lo scudetto in Italia non lo vince nessuno, proprio nessuno, oltre loro tre. E qual è il punto? Che nel 2000 la Lazio si era venduta a Vieri e vendendo il suo centravanti, il suo pezzo forte, ha vinto lo scudetto. Il Werder Brema
si è venduto, Rudy Feller ha vinto lo scudetto, il Lille ha venduto Leao e Osimhen e ha vinto lo scudetto. Quindi non ci sono equazioni nel calcio matematico. Il Milan ha perso Donnarumma e ha vinto lo scudetto. Donnarumma e Çalhanoğlu, era considerata più debole dell'anno scorso, non li ha manco sostituiti i giocatori di difesa, si è rotto. Quindi certo, facendo punto, questo ragionamento, le condizioni, i presupposti, tornando alla risposta da dare, ci io penso sarebbero. Di no, che non lotteremo per lo scudetto, ma però voglio essere pessimista e poi essere sorpreso in positivo. Tra poco torniamo da Antonio perché c'è la risposta sul tappeto rosso. No, sono veloce sul tappeto rosso. Il tappeto rosso significa che in 14 anni sei stato sempre in Europa. Hai fatto un 4-5 campionati fino all'ultimo lottando per lo scudetto. Nell'era precedente, vabbè, ci sono state le retrocessioni via discorrendo. E Ferlaino per portare Maradona ha dovuto avere due bombe carta sotto casa. Un parallelo antipatico, quello che voglio dire io, mettere il tappeto rosso e mettere in evidenza una cosa De Laurentiis, se avesse un carattere, un approccio con la piazza diverso, un po' più bonario, non ci sarebbero tante spigolosità, anche perché il nostro amico che mi ha fatto giustamente la provocazione, lo ringrazio e simpaticamente lo ringrazio. Se si mette la mattina davanti allo specchio e fa una riflessione, De Laurentiis, il carattere, il tappeto rosso, sì o no, ma quante volte il Napoli è stato bloccato sulla corsa dello scudetto dall'arbitraggio, dalla... anche il pacifico Ancelotti hanno fatto andare a Coverciano alzandosi, incazzandosi, cosa che mai era successo visto le squadre che aveva allenato, non ce n'era bisogno. Quindi anche questo va detto, c'ha un brutto carattere, è spigoloso, ha le sue criticità, la gente si divide un po', pappone sì, pappone no, diciamocelo queste cose, però sostanzialmente è quello che ha fatto di più. E allora se cambiasse un po' l'approccio con la piazza e fosse diverso, secondo me si potrebbe andare avanti molto più facilmente. Un'altra cosa, Umberto, secondo me oggi come oggi siamo al 30 giugno, noi questo ce lo scordiamo, è vero che sto abbronzato come un marocchino, ma ero tondo facendo il bagnino, non è che domani inizia il campionato, certo. C'è un mese ancora, dobbiamo capire che succede. Il calciomercato. Antonio da Napoli, buonasera. Voglio fare una considerazione. Appena finisce il campionato, noi tifosi diventiamo commercialisti, agenzia delle entrate, esattore delle tasse. Io direi un attimo di farlo lavorare De Laurentiis, facciamo, anzi ci dobbiamo riunire tutti questo presidente, che a fin dei conti non è che si tratta così male, perché io personalmente con De Laurentiis presidente mi diverto. Si fa stare sempre in Europa, non riesco a capire tutti questi critiche, pappone e compagnia bella, come l'Inter ha comprato Lukaku, la Juve ha comprato Pogba, ma che ne sappiamo se questi campioni poi come cavallo di ritorno funzionano? Questa è una cosa giustissima, bravo, sono d'accordissimo. Quindi, bravo. Ma è meglio puntare sui giovani come ha fatto l'Atalanta, con i gaggi di meno. Oggi la vita costa troppo, se vogliono avere 7, 8, 9 milioni andarsene in altre parti. Insomma, andiamo verso il ridimensionamento. Il nostro campionato come quarti, come terzi, come secondi. Chiarissimo, Antonio. Come primo. Grazie per la sua opinione. Lo ricordo che noi sulla nostra pagina social vi stiamo chiedendo di dire la vostra relativamente al fatto che non sia ancora partita la campagna abbonamenti del Napoli. Manu scrive: spero che il Napoli parli in merito. Anna ironicamente dice: si vede che la tipografia ancora deve stamparli, comunque forza Napoli. Mario dice: ma i 36 milioni di euro e passa aggiunti alla qualificazione Champions, come verranno investiti? Perché non proponete questa domanda? E poi c'è chi si chiama Ciro Dris Morrison che giustamente dice: senza Ciro nemmeno andrò a vedere, immagina l'abbonamento. Però insomma ognuno dice la sua e chiaramente ognuno ha la sua strada, no, da intraprendere. Umberto, volevi aggiungere altro? Sì, che stasera ti sei aperta la stagione estiva invitando il bagnino del bagno Mariuccio, a quanto ho visto. Perché faccio fatica proprio a distinguerlo per quanto è scuro il mio amico Gaetano, ma che combinate? Vieni a mare da me invece di stare chiuso in collina. Ieri festeggiavamo quello che tu sai. Lo so, ieri abbiamo ricordato un festeggio. Ci avete segreti voi due. Abbiamo segreti pesantissimi. Non me la contate giù. Sappiate che io sono il compare di Gaetano. Non il comparillo. No, i comparilli capponi, compare. Allora, scusate, ma è ovvio che c'è una strategia di marketing alla base dei ragionamenti di Laurentiis. Presentare la campagna abbonamenti con
le scadenze contrattuali, certo, spinga, in questo momento non sarebbe proprio sarebbe il figlio. È ovvio che prima si libera, fa passare qualche giorno, poi annuncia, spero, Deulofeu. A quel punto, che è un calciatore che un po' accende la fantasia, non è un fenomeno, ma un po' accende la fantasia, magari con Deulofeu un altro colpo, ecco che può far partire la campagna. Prima giornata del ora Napoli, il 15 di agosto, si inaugura Ferragosto alle 18.30 con un caldissimo Verona. Con Tommasi sindaco in tribuna, voglio sperare. Ci sarà a sudare senz'altro insieme a tutti quanti noi. No? Che... è un carissimo ragazzo, ho sentito varie persone che da Napoli invocavano un suo intervento sui tifosi, su una riappacificazione, sui cori, sugli anti e via discorrendo. Non escludo che si metta in ballo, però Verona ha scelto bene, ha scelto un grande ragazzo. Sono d'accordo, l'ho conosciuto, ci ho parlato varie volte, l'ho intervistato spessissimo e lo ricordavo come calciatore serissimo, è un ragazzo di valori. Al vertice dell'asso calciatori è stato uno che ha risolto un bel po' di beghe senza mandare mai a compromessi, alla mandando a quel paese anche alcuni potenti che non se l'aspettavano. Comunque sarà davvero vedremo così bollente, se, insomma, questo esordio a Verona, Umberto? Che Verona ci riserverà, come si comporterà il nuovo sindaco Tommasi, capiremo. Però, Titti, vatti a fare i bagni, mo', perché cioè, è inizio d'agosto, perché poi ci sta un Ferragosto rovente, 14 sera alla Sanità. Seconda giornata, vediamo insieme, Napoli-Monza alle 18.30 e si gioca il 21 di agosto. Che giornata sì, è? Però... nel frattempo abbiamo sintonizzato canale 21 sul 10. Sul 10, mi raccomando, è la prima cosa da non fare. Non perdiamo tempo. Anzi, vi voglio dire una cosa su questo, perché mi scrivete in tanti. Tutti noi stiamo facendo questa campagna da testimonial della sintonizzazione sul 10, che non è voluta da canale 21. Qui dice, ma perché avete fatto questa cosa? Non c'entra niente canale 21. È automatico. È una cosa che lo Stato ha voluto, ha dato una scadenza, è stata fatta una graduatoria. Il canale 21 ha il pregio di avere il grande numero 10, però se non siete riusciti ancora a vederci sul 10, a me è successo alla prima risintonizzazione, non l'ho beccato il 10, era rimasto sul 12, ora rifacendo la sintonizzazione sta sul 10, dovete avere pazienza, sono giorni di assestamento, quindi se non lo beccate subito, riprovateci, vedrete che andrà tutto a posto. Occhio alla terza giornata, perché se il Napoli va a Firenze domenica 28 in posticipo alle 20.45 ci saranno Lazio-Inter, Juventus-Roma, Milan-Bologna. Insomma, mica male questa terza. Soprattutto valutando come ci si ritrova di fronte italiano, che ci ha levato sostanzialmente insieme ad Empoli il sogno scudetto, sarebbe una bella serata per prendersi una vendetta, sarà una partita a scacchi eclatante. Pure la Coppa Italia ci ha tolto. Oltre alla Coppa Italia, in casa ci ha preso a pallonate 7 gol in 2 partite tra Coppa Italia e campionato. Andiamo là, andiamo a piacci qualche soddisfazione. Ricordiamo a tutti che invece la quarta giornata sarà un turno infrasettimanale, il primo tra i tanti di questo campionato un po' strambo che si interromperà tra novembre e dicembre per i mondiali in Qatar. Dunque il Napoli, lo vediamo insieme, gioca in casa contro il Lecce mercoledì 31 di agosto alle 20.45. Vediamo le altre big, perché il Milan va a Sassuolo, la Roma affronta il Monza in casa, l'Inter la Cremonese, la Lazio va a Genoa con la Sampdoria e poi c'è Juventus, Spezia, Atalanta, Torino. Ah, questo è un turno molto molto a favore delle grandi, mi meraviglierebbe se qualcuno perdesse punti. Anche se noi con Lecce in casa l'ultima volta abbiamo avuto una brutta esperienza, se ricordo bene. Sì, abbiamo faticato brutto proprio. E ci abbiamo verso la quinta, perché la quinta il Napoli gioca in anticipo. Sabato 3 settembre sarà Lazio-Napoli. Attenzione, questa è la prima partita dopo la chiusura del mercato, eh? Sì. Le prime quattro giornate sono ancora a mercato aperto, questo è molto importante. E tra l'altro guarda le altre, perché sono Fiorentina-Juve, Milan-Inter, Lazio-Napoli, quindi praticamente sarà tutto concentrato in quella giornata di sabato. O comunque... E qua preparati a fare la doppietta di Campagna Sport, perché ci saremo sia sabato che domenica. Noi non mancheremo mai, naturalmente, tra la partita del Napoli e Campania Sport saremo sempre in vostra compagnia. Vi mostro un video social, l'ha pubblicato, indovinate chi? Vediamolo insieme.
L'ha pubblicato Tommaso Starace, che intanto salutiamo, sempre divertente. È un video di addio di saluti? Mi rispondete tra pochissimo, dopo la pubblicità. Uè, Antonio! Uè, Patrizio, vuoi un passaggio? Ti ringrazio, ma tu stai da tutt'altra parte, lasciami. Io ai vecchi amici ci tengo. E vedo non solo ai vecchi amici. Sì, ma tu sai quanto costa cambiare un'auto oggi? Come me la pago? Con Prestito Più. Prestito Più, un prestito pratico e trasparente. Vieni, ti offro un caffè e ti dico che devi fare. Sì, ma sai com'è? Questi prestiti... Fidati. Prestito Più è una società seria con un'esperienza pluriennale e chiedere un finanziamento è semplice. Basta chiamare al numero verde e fissare un appuntamento con un consulente nei loro uffici. Eh già, io mica faccio l'attore, sono un pensionato INPS. Benissimo, puoi ottenere un prestito con cessione del quinto della pensione in convenzione INPS. E con la gestione telematica approvata dall'INPS, l'iter della pratica è più veloce. E se hai altri impegni, potresti anche avere la liquidità che ti occorre per estinguerli e pagare un'unica rata. Beh, però mo ti devo lasciare che ho fatto tardi. E il passaggio? Quando passi da Prestito Più. Fondi di ricerca destinati al 5 per 1000 viene utilizzato per esplorare i meccanismi ignoti con cui le crisi epilettiche possono produrre danno all'interno del nostro cervello. Continuate a sostenere le ricerche di Neuronet. Sono stata tante volte in Moldavia, mi hanno fatto i denti, ho pagato un sacco di soldi, li ho buttati all'Odonto Salute. Mi trovo benissimo e guardate che sorriso bello ce l'ho. Odonto Salute Napoli, via Michele Pietravalle 12, nei pressi della zona ospedaliera. Soluzioni veloci ed efficaci per la tua auto? Consorzio Coref risponde ad ogni esigenza con una vasta gamma di servizi. Autofficina, concessionaria auto, revisioni, pratiche automobilistiche, noleggio breve e medio termine. Coref, tutte le soluzioni per te e la tua auto. Sempre in diretta vi stiamo chiedendo sui social di dire la vostra relativamente alla campagna abbonamenti del Napoli non ancora partita, intanto però vi abbiamo mostrato un video di saluti da parte di Tommaso Starace nei confronti di Dries Mertens con il servizio di Giancarlo Spinazzola. Torniamo sull'argomento. Mertens ed il Napoli, una storia durata ben 9 anni e che avrà il suo epilogo oggi, alla naturale scadenza del contratto. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, nemmeno auspicabili, il bomber più prolifico della storia azzurra da domani apparterrà al passato. A Di Maro non vedremo più i balletti con l'amico magazziniere Tommaso Starace ed i tifosi, dopo Insigne, perdono un altro leader della storia recente. La dirigenza ha già voltato pagina ed il dopo Mertens potrebbe essere ancora belga. In Spagna ne sono sicuri, Adnan Januzaj sarebbe ad un passo dal Napoli, calciatore eclettico, in grado di ricoprire tutti i ruoli della tre quarti. Ha il contratto in scadenza con la Real Sociedad ed arriverebbe in azzurro a parametro zero. Un passato al Manchester United senza mai sfondare. Januzaj ha 27 anni, è pronto per la maturazione definitiva ed ha raccolto
raccogliere l'eredità dell'illustre connazionale. Non solo Januzaj però. De Olofeu è un profilo apprezzato e di stand-by. L'accordo con il calciatore c'è già e lo spagnolo potrebbe arrivare a prescindere in caso di cessione di Unas o Politano, mentre sembra poco probabile la pista Correa. L'argentino ha infatti un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro, fuori portata per le casse azzurre, e soprattutto la valutazione è di circa 30 milioni, cifra considerata elevata. Poche ore ancora e la situazione sarà più chiara, con De Laurentiis che potrebbe anche annunciare il colpo a sorpresa, placando solo parzialmente il malumore dei tifosi per il mancato rinnovo di Mertens. E allora Chiariello ha già detto la sua, cioè lui preferisce insomma che non vi sia rinnovo di Mertens e si aspetta, da quello che ho capito, De Olofeu, comunque auspica. Sì, non solo De Olofeu. Cioè nel senso che il Napoli deve quest'anno voltare pagina, allora concentrasse le risorse su dove realmente serve per migliorare e desse spazio in rosa a molti più ragazzi, perché tanti calciatori che costano un sacco di soldi alla fine dell'anno hanno fatto 2 presenze, 3 presenze, 5 presenze. Demme quante partite ha fatto? Con Jesus ha giocato, ma l'altro centrale quante partite ha fatto? Tanzebe? 0. Quante partite ha fatto Marquit? Quante partite hanno fatto molti giocatori della rosa? Senti, allora prima di parlare dei singoli, ti faccio vedere rapidamente in grafica chi saranno i giovani che andranno a Di Maro con Spalletti e mi dici la tua su chi effettivamente al di là del portiere Dasiak può avere concretamente futuro nella prima squadra. Gaetano Vergara di questi qua io terrei Zerbin come alternativa a Barascheglia, sì, e Gaetano come co-titolare alternativo a Gelischi o a Lobotka. E Ambrosino? Ambrosino invece lo manderei a fare esperienza, minimo in Serie B, perché essendo un centravanti ha bisogno di sentire la porta e deve giocare. Ambrosino è un talento vero e va mandato a giocare, quello lo manderei. Mi terrei, ribadisco, Zanoli, mi terrei, ovviamente hanno rinnovato Meret, va benissimo, mi terrei Zerbin, mi terrei Gaetano in particolare, ma gli farei spazio. Mertens, se rimane, come si coniuga insieme a Gelischi, a De Olofeu, a Gaetano? Quanta gente in quello stesso ruolo? Se va via Mertens e va via Petagna, il Napoli deve trovare un centravanti alternativo a Osimhen, perché sulla tre quarti è bello che messo tra Gelischi, Elmas, De Olofeu, Gaetano, ma sta pieno. Gaetano imparato su Mertens. Guarda, su Mertens dobbiamo, secondo me, andare al noccio della questione. Spalletti non gli frega proprio di avere Mertens, quindi è inutile facciamo. No, gli dà pure problemi, gli dà. E le tarantelle rinnova De Laurentiis, l'ha fatto capire durante l'annata, poi ha detto che era importante per calmare un po' la piazza, ma secondo me non sa che farsi. Io De Olofeu non lo ritengo all'altezza del Napoli, o perlomeno per far fare un salto di qualità in quella zona del campo. È un giocatore che andrebbe lì, non toglierebbe nulla, non metterebbe nulla, anzi corre il rischio di prendere la cirrosi epatica se dovesse essere addirittura il sostituto di Politano, cioè dovrebbe andare via Politano e chi è il sostituto? De Olofeu, ma è una cirrosi epatica, quindi non mi convince, non mi dà nulla, non mi dice niente, anche perché deve essere pagato sui 16 milioni, deve avere 3 milioni all'anno per un quadriennale. Per un anno preferirei in questo caso avere Mertens, però non piace a Spalletti. Oggi come oggi, secondo me, una cosa deve fare De Laurentiis. Vabbè che i giocatori sono in vacanza, qua bisogna parlare con 3-4 giocatori e capire quanto Spalletti voglia. Tu prima hai detto una cosa, Demme, quante partite ha fatto? Demme ha tirato la carretta con Gattuso. Che dobbiamo fare? Lo dobbiamo buttare? Dobbiamo prendere un altro? C'è Gaetano, c'è Demme, c'è Lobotka, dobbiamo dire la questione di Fabian Ruiz, c'è Anguissà. Cioè, secondo me il centrocampo di questo Napoli è ampiamente competitivo, ma a patto che Spalletti non faccia come in altre squadre, prenda di mira qualcuno e lo pigliamo e lo buttiamo. Questo Pasquale da San Giorgio a Cremano in linea, buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Ho sentito proprio 2 secondi fa
il vostro ospite, di cui non ricordo il nome. Gaetano Imparato in studio, Umberto Chiariello in Skype. Ma se il dottor Chiariello mi ricordo il nome. Quindi volevo dire una cosa, stiamo parlando da tempo di Koulibaly e Fabio Aruzzi. Secondo il mio modesto punto di vista non andranno via perché hanno ancora un anno di contratto. Poi l'anno prossimo si attuerà quello che si attua per tutti, il parametro zero li potremmo perdere. Per me Koulibaly forse anche l'anno prossimo, con un anno in più di età, ci penserà bene prima di lasciare Napoli. Non sarà più una questione economica. Ma oggi sulla carta, se Kvaratskhelia non farà l'innamorato del pallone e sarà ben disciplinato, ma ben propenso a capire che in Italia certe cose non te le fanno dare, è fortissimo. Ho visto qua su YouTube un giocatore che salta l'uomo. De Olofeo, a differenza del vostro ospite, dell'altro giornalista di cui non ricordo il nome, è un giocatore in doppia cifra. Noi potremmo avere due ali devastanti mantenendo lo statura centrocampo uguale, perché per me rimarranno gli stessi, forse potranno vivere, andrà a vivere Demme, e se veramente si fanno i nomi di Nandez o Veretout, per me sono superiori a Demme, andremo a migliorare il nostro potenziale. Quindi quello che voglio dire è che ad oggi il Napoli sulla carta può essere anche più forte. Bisogna fare in modo che certe cose nascano nel nuovo giocatore georgiano e vedere bene a chi rimpiazzare, se quel giocatore o massimo i due giocatori che possono andare via, che possono essere Politano e Demme. Volevo una considerazione interessante. E cominciamo da te, Gaetano. No, io su Veretout ci andrei molto cauto, perché a Roma non ha fatto bene, con Mourinho non si trova e non so fino a che, anche se piace molto. Quest'anno, Gaetano, l'anno scorso ha giocato alla grande. Quest'anno ha fatto male. Quest'anno l'ha fatto bene, Mourinho non piace. Quest'anno ha fatto un cambiato strepitoso. Quest'anno non ha fatto bene. Diciamo via uno che viene dalla squadra, non ha fatto bene. E tra l'altro, io quello che voglio dire, Veretout, non Veretout e via discorrendo. Ma Demme è una pippa? Con Gattuso che faceva? Ha tirato avanti la carretta? È andato avanti in una certa maniera? Se abbiamo rivalutato Lobotka, ma vogliamo capire perché Demme debba essere gettato nel cielo? I giocatori che ci sono in questo momento, il Napoli dovrebbe tenerli e valutarli bene. Poi chi arriva, chi non arriva. Io ho molto paura dessa gente che va via, perché non è che andiamo a prendere Neymar, Mbappé, Modric e via discorrendo. Andiamo a prendere gente che sì, sarà in doppia cifra del Fre, ma all'Udinese avete visto che fa? C'è tanta gente che sta in doppia cifra e che non prenderei mai. Non sono i numeri che parlo, a me non mi convinci. Poi... E invece vi chiedo, Januzaj, che fareste? Vi piace? Allora, andiamoci con calma. Demme non è il giocatore che serve a Spalletti. Perché Demme... Ma Spalletti serve al Napoli? Se fosse Spalletti al secondo anno De Laurentiis avrebbe rinnovato con Spalletti, avrebbe sfruttato... Questa è una cosa importante, ragazzi, noi la stiamo sottovalutando. Le discussioni inutili non mi piacciono. Non ti piace, cioè, le discussioni inutili. Ce l'hai il sospetto che De Laurentiis se lo tenga un torto collo? E se così fosse deve stravolgere una squadra per un allenatore che è il primo degli esaminati? E questo è importante. L'allenatore del Napoli, non c'è ombra di dubbio che sia Spalletti. Quindi partiamo dai dati di fatto, non dalle opinioni. Spalletti è l'allenatore del Napoli. Lui gioca un centrocampo a due, composto da un regista e da un interdittore. Ora, il regista o è Lobotka o è Fabio Aruzzi. L'interdittore è il solo Anguissà. Demme non ha la fisicità e il ruolo di Anguissà. Demme è buonino in un centrocampo a tre, dove lui ha giocato da centrale, in centrocampo a due, vicino a uno come Lobotka, fa il centrocampo dei ribuziani. Il Napoli, se toglie Demme, deve prendere un centrocampista di grande fisicità. Se va a prendere un Tosbi, un Tamezze, un Veretout che è muscolarmente molto più tutta potente gente da Demme. Pallone d'oro. Ma non, signori, stiamo parlando del centrocampista di riserva di Anguissà, l'alternativa ad Anguissà. Non è Demme, questo è il punto per cui Demme fa fatica. Perché lui è l'alternativa ad Anguissà e Spalletti non ce lo vede come alternativa ad Anguissà. Ha fatto giocare insieme a Zielinski e Fabio Ruiz facendo disastri. Ha fatto giocare insieme Fabio Ruiz e infatti ha preso grandi risultati, un punto in tre gare. Ma non ha messo mai Demme al posto di Anguissà. Evidentemente allora, se deve fare qualche domanda. Il Napoli, se vuole migliorare la squadra e deve giocare sul gioco delle coppie, deve trovare un'alternativa fisica ad Anguissà, e quindi non è Demme. Andiamo avanti. Per me De Olofeo è un signor giocatore, lo prenderei domani mattina, poi a fine anno vediamo se ha fatto bene avrò avuto ragione io, se ha fatto male avrei avuto ragione tu.
Per me è un calciatore da prendere assolutamente. Ma allora perché come volete meravigliarvi se la gente si arrabbia, scusami, e non va a fare l'abbonamento? Ma un rinforzo del Napoli è quello dell'Udinese, non me ne frega niente. Per me De Lofeo è un giocatore che a Napoli può fare la differenza. Poi gli altri vedono Lukaku, poi gli altri come giustamente. Mi pare abbastanza chiaro che su De Lofeo la vostra opinione sia nettamente... Ma Januzaj a che serve Januzaj? Ancora un altro trequartista inutile. Il problema è che il Napoli deve trovare un uomo vicino a Osimhen che abbia dinamismo, che abbia velocità, che salti l'uomo e che vede la porta. Ecco perché vogliono prendere De Lofeu, non per farlo giocare a sinistra o a destra, per farlo giocare alle spalle di Osimhen, perché il Napoli quest'anno ha fatto pochi gol proprio per questo motivo. Ecco dove serve De Lofeu, perché è un giocatore che ha queste caratteristiche. Vediamo il rendimento di Januzaj. Tu per esempio dici a che cosa serve in 32 presenze in Liga, 6 in Europa League, 4 in Coppa del Re, ha segnato 5 gol, 3 assist. Pensi anche tu, Gaetano, che sia un profilo che non possa andare bene per il Napoli? Non lo so, io sono un po' scettico, voglio vedere ancora cosa succede, perché ripeto, siamo al 30 giugno e secondo me qualche altro nome uscirà. Fino a questo momento io su De Lofeu non sono molto convinto, perché mi aspetto che la squadra vada a puntare su dei nomi che facciano fare un salto di qualità, anche minimo, facciano fare un salto di qualità. Diciamocelo francamente, sto Giorgiano io sono convinto che farà bene, salta l'uomo, tutto quello che deve a sostituire Insigne. Ed è una scommessa, mi auguro che scassi tutto, che diventi il nuovo pezzo pregiato di mercato. Poi mettiamo a De Lofeu che prendiamo dal Real Madrid, e il presidente del Real Madrid si sta tirando i capelli perché gli abbiamo levato De Lofeu. Quante scommesse dobbiamo fare con questo Napoli? Poi ci meravigliamo se la gente non va a fare l'abbonamento. Ma noi dobbiamo essere anche, io non dico due, questo è il mio pensiero. Io penso in generale, cioè la gente un po'. Tu hai fatto una domanda spettacolare, no, a De Laurenti. Il calcio è un sogno, ma con chi deve sognare il tifoso? Con De Lofeu? Ma stava passando a reclama di un permaflex. Ok, cerchiamo solo di non accavallarci, così da casa riescono a comprendere anche le vostre Hai detto giustamente che calcio è un sogno. De Lofeu non fa sognare nessuno. Ci sta un solo nome che farebbe sognare Napoli. Quale? Uno solo, ma che io non prenderei mai. Dybala. Andrea da Casa al Nuovo, buonasera, benvenuto Andrea. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere una domanda al signor Umberto Chiariello. Prego. La pasta e patate, ci mettete il formaggio o il galvanino? No, ma che c'entra questo? Mi scusi Andrea, però, cioè, di pessimo gusto. Vabbè, lo farò subito. Grazie Andrea per aver telefonato. vabbè. Meno male che non sento, lo dite. No, l'altra scheda che vi mostro invece è quella di Joaquin Correa, no? Perché oggi sulle pagine del Mattino è spuntato fuori anche questo profilo. Abbiamo spiegato, insomma, non sarebbe assolutamente semplice. Questo è un altro che ha fatto 33 gol, è andato all'Inter. Ma questo non serve proprio. Niente. Infatti non è proprio. È stato pure smentito, però. Mi pare che sia stato smentito su Correa, però, ufficiosamente. Vi trovo d'accordo. No, no, ma io non è che devo. Umberto non è che deve andare per forza contro il mio. No, parliamo di calcio. Poi alla fine lo stesso mi paga lui la pizza e non gliela pago. Però su certe cose. Io no, lo voglio richiamare solo una cosa, lo voglio ricordare. Perché la gente è scettica? Io sono d'accordo che a te lo fai piacere. Ma a me non perché il discorso niente, che fai tu tattico io lo capisco e mi sta bene, che però può essere De Lofeu con Giorgiano davanti da là che è nata scommessa, quello che fa da tracina a un Napoli che finisce un ciclo. Ho paura, tutto qua. Chiariello, perché non ti abbiamo sentito? Nel momento in cui finisce un ciclo è normale che per fare delle scommesse anche Meretta al posto di Ospina. Pensa se rimane Meretta pure, va. Lavati la bocca col sublimatico. Perché Meretta è giusto il laurea Shin dell'ultimo millennio. Vabbè, speriamo. Col capo, con sparso di cenere, dicendo avevamo un grande portiere e ci siamo accorti solo adesso. Parliamo nell'anno prossimo. Ricordiamoci la prima partita di campionato. Cerchiamo di ritornare un attimo nei ranghi. Ognuno esprime la propria opinione, il proprio dissenso. Va bene così, lo rispettiamo. Ma vediamo che succede. Rosario da Pozzuoli. Buonasera, Rosario. Buonasera a tutti. Saluto anche il dottor Chiariello Imparato. No, volevo dire questo. Io credo che al discorso che faceva prima il telespettatore Antonio, che si chiamava, il fatto di Pogba.
Secondo me il segreto è quello di trovare, di formare una squadra equilibrata in tutti i settori, perché noi abbiamo visto il Villarreal in Coppa dei Campioni, no? Che è arrivato in semifinale con Liverpool. Quindi noi dobbiamo avere, cioè noi abbiamo un buon direttore sportivo che in effetti sta facendo cose crepe a Napoli, io ritengo giunto, sta operando bene. Quindi la domanda era, due domande, per quanto riguarda il nodo portieri al dottor Chiarillo, se lui è contento della riconferma di Meret e se necessita un portiere un po' più esperto per la Coppa dei Campioni soprattutto. E poi per quanto riguarda il sostituto di Petagna, chi sarà? Io sentivo anche il nome di Beco, dell'Udinese, non so se questo è un nome... Chiarissimo Rosario. E allora facciamo rispondere a Chiarillo relativamente al profilo portieri. Ci avviamo verso la conclusione. I saluti, ovviamente. Io andando sul sicuro mi sarei tenuto spina per almeno un altro paio d'anni, avrei mandato a giocare Meret. Proprio per fare il bene del ragazzo che a Napoli ormai ha la piazza contro. Però i portieri devono anche dimostrare alla fine. Meret è arrivato a un'età che deve dimostrare. E per il la fatto Champions? Che Ma Meret può giocare anche in Champions, il problema è che gli affiancheranno un portiere, spero come Sirigu, che dà ampie garanzie e quindi la coppia di portieri per me è una coppia molto forte. È evidente che su Meret si fa una scommessa perché il ragazzo è regredito e non poteva che essere così visto che negli ultimi due anni ha perso la titolarità. Ospina ha dimostrato di essere un portiere di assoluto rendimento, anche se un portiere non eccezionale dal punto di vista fisico e tecnico, però è un portiere che ha fatto molto bene e se sceglie di prendersi 3 milioni e mezzo nei paesi arabi lo salutiamo con affetto. Meret però è una scommessa da farsi, assolutamente. Con Sirigu dietro non vedo una porta debole, francamente. Il punto è sempre quello, la squadra va fatta equilibrata, come ha detto il nostro amico, è stato molto corretto nell'impostazione. Ed ecco perché bisogna andare a colmare, sperando che rimangano Osimhen e Koulibaly, che sono i due pilastri della squadra, a colmare i ruoli mancanti. Per esempio, manca il quarto centrale di difesa, questo Østergaard non ne ha fatto male, certamente è superiore a Tuanzebe. A centrocampo sono Anguissa e Lobotka ai perni. Gaetano può essere un giocatore che può giocare assolutamente a 22 Senti, anni. Visto che hai parlato di difensore, Nicolò Casale? Alla Lazio sta quasi facendo. Allora, Casale a Napoli non serve, perché se il Napoli prende Østergaard ce li ha già i quattro centrali. Se prende Casale vuol dire parte Koulibaly e allora le cose cambiano, perché tu c'hai già Rachmani, Koulibaly e il Juan Jesus, ci aggiungi Østergaard, hai fatto il quartetto. Se ti vai a prendere Casale qualche segnale d'allarme ti arriva e io so che il Chelsea si sta muovendo, perché la mia vera paura non è chi arriva, è chi parte. Io mi sono rassegnato alle partenze di Ospina, di Insigne innanzitutto e di Mertens. Anzi, ragionando a mente fredda, vorrei che quest'anno di rinnovamento dia spazio ai vari Zerbin, ai vari Gaetano, ai vari Zanoli come alternative titolari. Credo che il Napoli debba trovare un vice Anguissa come priorità, debba trovare in attacco un elemento importante, e per me De Lofeu lo è, e questo è quello che deve fare. Il vice Osimhen, per me è proprio Beto l'uomo giusto, ma l'Udinese ci dà sia Beto che De Lofeu, mi sembra complicato. Beto è quello che assomiglia di più a Osimhen per caratteristiche. E il Napoli deve cercare un centravanti che abbia le caratteristiche di Osimhen, altrimenti si trova a giocare in maniera totalmente diversa, sapendo che Osimhen spesso è assente tra un per un motivo o per un altro, e si trova a cambiare il gioco. Invece con un attaccante che abbia quelle caratteristiche può sviluppare sempre il suo gioco. E quindi penso che Beto potrebbe essere l'elemento giusto. Ma sono pensieri, non sono certo, assolutamente. Cose concrete. Le tue considerazioni anche per rispondere al nostro telespettatore. Grazie Umberto Chiarillo per essere stato con noi. Serata. Ci ritroviamo presto. Gaetano, buon mare, mi raccomando, dove è alto tu il sole? Vieni che c'ho l'ombrellone pronto per te. Vieni al mare perché sei bianco come la mozzarella. Vieni, ma ti aspetto da te. Vieni. Io sono un latticino. Arrivederci, grazie. Ciao Umberto, ciao, ci ritroviamo presto. Sei d'accordo anche tu sul fatto che Beto possa essere... Sì, sostanzialmente sono d'accordo sulla figura di Beto. Il problema è che, non per rincarare, io ho paura di troppe scommesse. Meret, il Giorgiano,
Delufflé, Austin Guard, cioè, bisogna stare attenti, e quindi però alla fine non ci si meravigli se la gente è un po' scettica e attende. Perciò ai tifosi dico state calmi, siamo al 30 giugno, vediamo che succede, è un'asta di partenza, vediamo cosa accade, poi si deciderà se fare l'abbonamento, se fare l'abbonamento a Sky, se fare quell'altra cosa che è illegale, se starsene a casa con le mogli, se ricucire i rapporti familiari, fate voi. E allora parliamo della Salernitana perché da oggi inizia la nuova stagione, in mattinata sono rientrati a Salerno i primi calciatori per effettuare le visite mediche al check-up, oggi è toccato ai giovani come De Matteis, Russo, Vitale, Galiota Fiore, Castillo, D'Andrea, Orlando, quest'ultimo lo ricordiamo rientrato dal prestito all'Alessandria e soffre di un infortunio che lo terrà comunque lontano dal campo per alcuni mesi. Da domani invece inizieranno ad arrivare i giocatori della prima squadra che per due giorni si sottoporranno a test fisici per l'idoneità sportiva prima del ritiro per l'Austria che inizierà lunedì, a cui parteciperanno anche molti giocatori in lista di sbarco. Però ci sono delle novità, ovvero un Sabatini che ha voluto rettificare alcune sue dichiarazioni, perché ritengo sia gravemente offensivo dire che la salvezza della Salernitana è stata solo fortuna, si riferisce ad alcune sue dichiarazioni rilasciate a fine stagione che a suo giudizio in questi giorni sarebbero state estrapolate in maniera errata e quindi chiaramente... No, forse si veniva all'ultima giornata dove là il coefficiente di fortuna è stato importante con la sconfitta in casa e Cagliari che perdeva altro. No, io voglio dire solo una cosa ai salernitani, state calmi se potete perché la maggior parte insomma penso che si stia già preparando a una Serie A, mi auguro una Reghi pieno con le famiglie, però state calmi che potete perché leggo parole come incompetenti, tappe chiacchiere, fino adesso ancora nulla. Piazza cioè, agitata, Mi pare, ragazzi, dobbiamo stare sereni e tranquilli perché questo ha fatto un miracolo. Cioè, per essere osannato, che doveva fare? Doveva battere il Real Madrid nella finale di Champions League, magari arrivava alla fine del calciomercato, all'inizio del campionato, diciamo, vediamo che sa fare. Cioè, troppo duri subito, no? Anche perché davamo ragione ai tifosi della Salernitana quando c'era questo braccio di ferro con Lotito, che certo incontro alla piazza non andava. Non mi pare si può dire che Iervolino è un Lotito, quindi adesso facessero la loro parte, avessero un po' di pazienza, aspettassero l'inizio del campionato e la fine del calciomercato e poi si tirano su. E allora, parliamo adesso invece di un successo, ma cambiamo sport perché andiamo sull'isola d'Ischia per il successo e la promozione in A2 nella pallanuoto. Può finalmente alzare i calici in alto l'Ischia Marine Club. In gara 2 di finale playoff del campionato di Serie B, la formazione isolana ha regolato infatti 9-8 la Rarinante Sauditore Crotone, chiudendo la serie sul 2-0, ha festeggiato al secondo tentativo lo storico approdo in Serie A2. La vittoria del team allenato da Paolo Iacovelli è ancora più bella perché è arrivata al termine di una sfida sofferta, nella quale Capitan Lamoglia e compagni hanno dovuto rincorrere più volte nel punteggio una formazione avversaria, uscita a testa alta dopo aver messo sistematicamente in difficoltà i rivali. All'Ischia il merito di non disunirsi, il confronto ha vissuto il suo epilogo nelle battute finali, la sassata scagliata sul primo palo da Manuel Occhiello, miglior marcatore dei suoi con un poker, è valso il punto dell'8-8, mentre il destino ha scelto come match winner Giuseppe Barberisi che a 23 secondi dalla fine ha scaricato in porta il pallone della vittoria, trasformando il tiro dei 5 metri dopo averne fallito uno ad inizio gara. Da applausi la girata di prima intenzione con cui Saviano, imbeccato da Mattiello, ha superato l'ottimo Ruggiero per il 6 pari. Al suono della sirena conclusiva, la festa con squadra, tecnico e dirigenti lanciati in acqua per il tuffo liberatorio. Una vittoria nello sport è sempre una gioia, ancora di più per sono contento giovani. Per questo salto di qualità e facciamo gli auguri a Pino Tagliatela che passiamo dalla pallanuoto al calcio, è diventato il nuovo presidente dell'Ischia Calcio e spero che se ne vedano delle belle positive in piscina e con Pino presidente del calcio. Sul terreno di gioco, oggi tra l'altro è una data particolare, no? Perché il 30 giugno di qualche anno fa
fu ufficialmente... Eravamo tutti più giovani, più belli, voi, io non lo so. Ci però... riferiamo a Diego Armando Maradona, no? Che insomma fu... Sì, è bello andare a rileggere come hanno fatto... Pensare che oggi, 30 giugno, invece si stia dicendo addio all'attuale recordman nel Napoli, insomma, fa un po' strano. Fa un po' strano, bisogna vedere di chi è la colpa veramente, al di là della cortina fumogena che è stata calata su questa situazione. Grazie Gaetano Imparato per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguito, vi lasciamo adesso la visione del film Pappa e Ciccia. Buona serata. Supersport 21 è stato presentato da Caffè Motta. Facile farlo buono.